Vagamente, in italiano, non è un caso se si parla del tempo quando ci si rivolge la parola in principio di conversazione. Oggi, in italiano standard, con Alessandro G. Parlare del tempo è un modo per avviare un dialogo che può durare anche solo quanto un viaggio in ascensore. Il tempo di questo viaggio, forse un minuto, è un tempo cronologico che si può misurare in frazioni di secondo, minuto, ora, eccetera. Al bisogno si chiede che ora è oppure che ore sono nel presente, mentre che ora era nel passato. Che ora sarà quando me lo chiedo anticipando la risposta? Che ora sarà mentre ascolti questo podcast? Che tempo farà mentre stai guidando? Stai lavando i piatti o stirando una camicia? La nozione del tempo è sfuggente. Il tempo che non passa mai, ore interminabili quando ci si annoia o si sta in attesa. Oppure giornate che volano. Il tempo passa veloce, dipende da come le vivi. Si può arrivare a perdere la nozione del tempo quando non si sa più nel giorno, nell'ora. In Italia è il tempo civile del secondo fuso orario, il tempo medio dell'Europa centrale. Ore 16. Il cattivo tempo è quello meteorologico, detto anche maltempo. Il suo contrario è bel tempo. Secondo un vecchio adagio, bel tempo o maltempo non dura mai tutto il tempo. In una frase, i due significati della parola. È tempo perso quello che passiamo a casa in un giorno di pioggia? Tante persone si guadagnano la giornata lavorando a casa. Ore di lavoro a tempo pieno o parziale, part-time. D'altronde il tempo è denaro, il prezzo che paghiamo per come lo spendiamo. Altresì possiamo guadagnare tempo completando prima una cosa per poi dedicarci ad altro. Il tempo è tiranno perché non fa sconti a nessuno. Eppure si dice non è mai troppo tardi, a meno che tu sia Bianconiglio. È tardi, sai! Io sono già in mezzo in qua! Non posso dirti ciao! Ho fretta, fretta, sai! Non c'è da perdere tempo, non c'è tempo da perdere. Bisogna affrettarsi, sbrigati, muoviti. Il tempo è anche indicazione di movimento. Nel linguaggio musicale indica la velocità di esecuzione del brano. Andante o allegro, si può battere il tempo con la bacchetta o con le mani e persino con i piedi. Sono disperate quelle che corrono contro il tempo, quando ormai è finito il tempo. Se la godono invece quelli che lasciano correre. Tempo al tempo, le cose si sistemeranno, perciò prendono tempo. Se guarisce tutti i mali, il tempo è un gran dottore. Ci vuole il suo tempo, meglio non essere impazienti. Per il riposo, per il divertimento, c'è il tempo libero. Nei ritagli di tempo ci si occupa delle attività meno consuete, così a tempo perso. Un'azione che non produce l'effetto desiderato lascia il tempo che trova. Tra i suoi molti significati c'è anche quello di periodo storico, come sinonimo di epoca, mentre era è un periodo di più lunga durata, caratterizzato da fatti di grande portata. Infatti si suddivide in ere il tempo geologico. Questo nostro tempo, così pesantemente segnato dall'impatto delle attività umane sull'ambiente naturale, si chiama pretenziosamente antropocene. Chi ha tempo non aspetta tempo e vuole il più possibile, prima possibile. Ci fu un tempo in cui si pensava diversamente. Okay, boomer. Bisogna adeguarsi ai tempi e non smettere di sperare. Rosso di sera, bel tempo si spera.
Se anche tu vuoi fare dell'italiano la tua lingua, continua ad ascoltare questo podcast tutte le settimane in rete. Italiano Standard con Alessandro G. www.italianostandard.com